adesso la butto. Mi buttate lo zelo. Ma vuoi staccare? Adesso la butto. Qua. Dai. Andiamo a fare i compiti, muoviti, dai. Io al posto di andare a scuola devo andare a lavorare. Ma che lavorare, lavorare? Tu devi andare a scuola. Che lavorare, lavorare? Ma siamo scherzati. Ma è meglio andare a scuola. Stai facendo tante storie. Se veramente non andrai a scuola, questo ti rimane di fare sul serio. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se anche voi come me andate ancora a scuola. Ciao a tutti ragazzi, prima che inizi questo video, come sempre ricordatevi qui di iscrivervi al canale e ricordatevi anche di attivare qui sopra la campanella per non perdere nessun altro video. Elena oggi voleva farmi uno scherzo ma non ci sono cascato, però devo ammetterlo, è stato molto divertente. Va bene, via col video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. È mattina e adesso devo andare a scuola, però non mi accompagnerà mio fratello perché è impegnato. Non mi accompagnerà mio padre, quindi lo sto aspettando. Mio padre è arrivato e adesso mi accompagnerà a scuola. Spiegherò tutto il video dopo che uscirò, quindi a dopo. Ok ragazzi, sono appena uscita da scuola e oggi è stata una giornata molto faticosa perché in tutte le 4 ore hanno interrogato, ma non abbiamo fatto nemmeno ricreazione. Infatti qui ho ancora i miei tarallini. Le materie erano francese, italiano, geografia e inglese. E infatti stamattina mi sono alzata anche presto proprio per ripetere. E quindi, visto che è stata una giornata molto difficile, mi è venuto in mente di registrare un video. Praticamente io gli dirò a mia madre che, visto che la scuola è molto faticosa, bisogna studiare ogni giorno, lascio la scuola, cioè abbandono la scuola per andare a lavorare. Questo è lo scherzo. Ok, sono arrivata a casa. Per non farmi scoprire devo nascondere bene le telecamere. Elena, eccomi qui, adesso nascondo le telecamere e quindi continuo il mio scherzo. Memo, Elena, vai a un attimo. Questi zaini non si lasciano sempre in mezzo, si vanno a mettere al posto. Ma tanto non andrò più a scuola da oggi in poi. Ma ieri ho studiato tantissimo, poi oggi mi sono svegliata presto, ho ripetuto tutte le materie. Ma devi essere felice, studi e vai bene. Ti ho già detto che non voglio più studiare, e non voglio andare nemmeno a scuola, capito? E lavorare è più facile di andare a scuola. Che lavoro posso fare? Non credere che lavorare sia tanto facile, eh? Secondo me posso fare la cuoca, visto che adesso dobbiamo mangiare, quindi adesso ti faccio vedere io come cucino. Elena, che fai? Vabbè, forse cucinare non è da me, quindi adesso vado a trovare un altro lavoro e sappi che domani non vado a scuola. Elena, te lo trovo io l'altro lavoro, vieni a mettere da parecchiare la tovaglia. Se è faticoso studiare, allora non hai idea di cosa è lavorare. Lavorare è semplicissimo, ma io sono già grande. Ma che grande, la scuola ti forma. Che non vogliono che io vada a lavorare, faccio finta di essermi fatta male alla gamba, così non potrò andare più a scuola. Ok, guardate ragazzi, mi sto mettendo la fascia sul piede. Ok, guardate, adesso aggiusto qui, è molto più credibile così. Guardate qui cosa ho trovato, le stampelle. Come sempre nascondiamo le telecamere. La gamba, proprio oggi deve succedere, adesso non posso più lavorare. Hai finito di gridare, la smetti? Cosa hai fatto alla gamba? E io ci devo credere, così dovevi stare secondo te. Mamma, vai a vedere un po' cosa ha combinato questo. Che stai facendo? Cioè, guarda un po', all'improvviso ha detto che gli fa male la gamba, all'improvviso. Sì, come mai ti fa male la gamba? Come sono mai? Caduta! Da dove? Qui, a te, sono caduta. Per piacere, togliti quegli stracci, mettiti le scarpe e vai a fare i compiti. Ti dico io perché gli fa male, perché non vuole più studiare, quindi è venuta questa malattia alla gamba. Può studiare anche con la gamba fasciata. Ma vai a studiare, che sei anche bravo a scuola. Non posso andare a scuola perché mi fa male il piede. Dai, togliamo questa fascia, dai. No, mi fa male la gamba. E io non ho tempo da perdere. No, non posso andare a scuola, non vedi che mi fa male la gamba. Vai a fare i compiti. Finiscila con queste sceneggiate. Vai a studiare. Non voglio andare a scuola, non va. Si va a scuola, basta. Chiusa la questione. Sì, preferisco andare. Però devi studiare anche. Ciao Elena, ti ho scoperto, non puoi far più niente. E adesso quindi qui togli. Prima, tanto mamma non lo sa ancora, quindi fai silenzio. Tu adesso mi aiuterai visto che l'hai scoperto. E come devo aiutarti? Adesso vedrai. Siccome devo registrare una scena in macchina e se riprendo mamma se ne accorge, tu devi riprendere dal sedile posteriore. Tutto qui? Sì. E cosa avrai in mente? Sono sicuro che farai arrabbiare mamma. Elena, com'è il fatto che tu non vuoi andare più a scuola? Non voglio andare, cioè mi scoccio, vedo tanti compiti, devo sempre studiare.
Ciao. Se tu non vai a scuola domani, ti tolgo prima il telefono. Non ti faccio vedere neanche più la televisione. Chiudiamo la televisione. Vabbè, papà, però io non ho detto che non voglio fare niente. Io, al posto di andare a scuola, devo andare a lavorare. Ma che lavorare, lavorare? Tu devi andare a scuola. Che lavorare, lavorare? Ma siamo scherzati. Ma quindi tu ne gestisci tutto da lì, capito? Ok, sono pronto, Elena. Ci sono qui ad aiutarti. Adesso aspettiamo mamma. Mi nasconderò bene e non si accorgerà di nulla. Comunque, voglio sapere una cosa. Se adesso non ci fossi stato io, tu come avresti fatto? Non lo so, infatti speravo che mi aiutassi anche tu. Dai, Remo, sta venendo. Asci, fai finta di niente. Elena, vieni con me. Così fai i compiti, ti controllo. Fa ancora questi compiti. È solo l'inizio. E domani a scuola vedrai, sarai la più brava. Ma tant'è, devo cercare un altro lavoro. Hai preso la mascherina? Mamma. Ehi, dimmi. Però ti puoi fermare un attimo? Perché mi devo fermare? Tu fermati. Io... Ma dove vai? Cosa abbiamo tempo da perdere con te? Mamma mia, oggi questo. Mamma, scendi dalla macchina. Perché? Perché adesso il mio nuovo lavoro è fare la cassista. E non hai né patente né niente altro. Non mi interessa. Il mio nuovo lavoro è accompagnare le persone. Per quindi piacere, entri in userò macchina. Questa macchina. Dai, fammi guidare la macchina. Scendi. È il mio nuovo lavoro. Entra dentro. Smettila, basta. Ora già mi hai scocciato. Adesso vedi. Cosa fai? Entra dentro. Ma quanto tempo mi fa perdere questo? Ora riprendo di nascosto. Adesso la butto. Mi buttate lo zelo. Ma non la vuoi stare? Adesso la butto. Qua. Andiamo a fare i compiti, muoviti, dai. Oggi tutto questo casino. Ma non lo so, non voglio andare a scuola, voglio lavorare. Ma io non capisco, io devo andare io a lavorare. Che già sono in ritardo. Ora vi faccio vedere io per l'ultima volta. Ancora sta uscendo. Ma che fai con quella zappa? Che più che una zappa, sembra una palenca. Ma è meglio andare a scuola. Stai facendo tante storie, tanto tu andrai a scuola. Ma che cosa so fare però? È meglio che vai a scuola, vai a studiare. Ma adesso strappo la ghiaia. Sì, strappi la ghiaia. Se veramente non andrai a scuola, questo ti rimane di fare sul serio. Uffa, però io non voglio né lavorare né studiare. Lo sapevo che non vuoi fare niente, andiamo. Come eri finito? E come voi gridate e fate casino oggi? Non mi volevo sentire più e me ne sono andato. Elena, la smettesse di fare tutti questi capricci. Va bene, mamma, hai ragione, anche tu. Devo andare a studiare io. Mamma, noi stiamo già lavorando, vedi che stiamo registrando, infatti. Ma ogni volta mi fate perdere tempo. Sì, è vero, anche perché io devo andare a fare tutti i compiti. Io devo andare a lavoro. Quindi anche questo video è terminato e un saluto da Remo. Da Elena. E mamma, che adesso è scocciata. Perché deve andare a lavorare, le abbiamo fatto perdere tempo.